Il carcere è il luogo del pentimento e della rieducazione del detenuto. Quante volte in TV si parla di carcere? Carcere, per esempio, di Poggio Reale, quindi ci troviamo in Campania, questa strepitosa regione del Sud Italia, oppure quando parliamo di carcere, il primo carcere che ci viene in mente grazie anche al fatto che viene molto pronunciato in TV, grazie ai telegiornali, è proprio quello di Regina Coeli, ubicato in via della Lungara 29 a Trastevere. Tante, tantissime volte noi non ce ne rendiamo conto, oppure ce ne rendiamo conto, ma solo in parte, in TV non si fa altro che parlare di quello che purtroppo avviene al di fuori di casa nostra. E molto spesso si pronunciano nomi di carceri, carcere di Sollicciano, di Tolmezzo, Regina Coeli, Re Bibbia, San Vittore, Opera, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho menzionato i principali d'Italia, ma sono ovviamente molti, molti di più. Tante, tante volte hai sentito questi nomi, probabilmente hai ignorato questi nomi, ma purtroppo sono concretamente reali. Il carcere deve essere il luogo del pentimento dove un detenuto o una detenuta si rieduca e soprattutto viene a riabilitarsi. Riabilitarsi significa che una persona in carcere riesce in qualche maniera ad avere una forma di riscatto per la sua esistenza personale. Può capire, può rendersi conto all'interno della cella, pensando, riflettendo e ragionando dell'errore che eventualmente ha compiuto. E il carcere serve a far sì che quella persona, il detenuto o la detenuta, nel momento in cui usciranno di galera, non commetteranno più le cose per cui sono andati in galera. Ed ecco perché il carcere dovrebbe servire a riabilitare una persona, a rieducarla e a farla rendere conto del fatto che sì, sbagliare è umano. Appartiene all'essere umano, ma perseverare è diabolico. E quindi io abbono a una persona umana, diciamo così, la possibilità di non andare in carcere attraverso la cosiddetta pena sospesa, se parliamo di persone che non hanno mai commesso un reato in vita loro, ma nel momento in cui una persona mi fa un'altra volta il reato, il carcere secondo me dovrebbe essere garantito. Ma per casi più gravi, anche se una persona è incensurata, va direttamente in carcere nel caso in cui abbia compiuto un delitto contro una o più persone diverse. Riabilitare, riabilitare, riabilitare. Sono queste le parole che mi sento di utilizzare pensando, o meglio parlando, del carcere, il luogo per eccellenza in cui una persona dovrebbe vivere serenamente la propria esistenza e in cui dovrebbe rendersi conto degli errori che ha eventualmente compiuto. Ho sbagliato, pago col reato. Così una persona dovrebbe dire, secondo la mia opinione. Ma purtroppo la giustizia italiana è farraginosa, ma purtroppo la giustizia italiana è lenta, ma purtroppo la giustizia italiana vive, chiamiamolo, in un limbo senza fine, senza via di uscita. E quindi a volte ci si rende conto solo dopo dell'errore che si è fatto, perché prima magari ci sono stati dei problemi a livello personale, etico e o tempistico, grazie ai quali purtroppo un processo addirittura viene celebrato dopo 10 o addirittura dopo 15 anni di tempo. E così chiaramente non può andare bene. Detto ciò, io ringrazio tutti per l'ascolto e per la visione del presente video. Il carcere dunque è il luogo e deve essere visto come il luogo del pentimento, della rieducazione e della riabilitazione di un essere umano. Io non dico di ammazzare una persona, io non dico di ucciderla, però di farla rendere conto che nel caso in cui abbia sbagliato deve eventualmente pagare proprio con l'espiazione del reato attraverso la reclusione in un carcere, che può essere di Re Bibbia, di Sollicciano, di San Vittore, di Opera, eccetera, 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 tutti i carceri sparsi in Italia. Detto ciò, ti ringrazio per l'ascolto, ti ringrazio per la visione, un caro saluto, iscriviti, commenta al prossimo video da Leandro Smelli di Roma.